Guarda, danno solo fastidio perché a parte hanno tolto gli alberi e poi c'è meno spazi per le auto, meno posti. Speriamo durino poco. Questo cantiere sta provocando diversi disagi in quanto innanzitutto è iniziato e i cartelli sono comparsi il 1° di agosto e il 31 luglio è la data ultima per rinnovare poi il parcheggio annuale tramite Genova Parcheggi, per cui tutto il quartiere comunque ha pagato la cifra per rinnovare il tagliando e dal 1° agosto sono comparse questi cartelli in cui dicevano, io pensavo addirittura fosse uno sbaglio. Un errore di dicitura perché dicevano i lavori in corso dal 1° luglio 2011 al primo, dal 31 luglio 2011 al 31 luglio 2012. Ora, questa qui è una via che già ci sono problemi di parcheggio indicibili. Passi le serate a cercare parcheggio e va bene, noi paghiamo per passare le serate a cercare parcheggio e paghiamo anche comunque una certa cifra. Il fatto che insomma comunque io penso che una trentina, quarantina di parcheggi siano saltati senza che nessuno avvisasse, senza che nessuno dicesse niente, per conto mio non è comunque una cosa insomma corretta verso chi comunque paga per un certo tipo di servizio. Ha tolto posti auto, come al solito, e che già ce n'è pochi. Per il resto mi sembra che stiano andando abbastanza in fretta, però noi ci hanno detto un anno, quindi non so poi se andare in fretta vorrà dire effettivamente finire per 6 mesi o un anno o più. Il problema ce l'ho perché il parcheggio, abbiamo due macchine, una è per strada, allora fatico a trovare un parcheggio e quindi le conseguenze ci sono. Però da un punto di vista urbanistico non mi sembra che sia un grosso danno. Uno sfacelo proprio, hanno tolto 200 posteggi per poi fare una reazione solo, non mi sembra il caso di fare, infatti anche l'altra volta ho visto i lavori, ma più che altro poi hanno tagliato tutti gli alberi, che era la cosa che già a Genova abbiamo poco verde e tagliano anche ancora di meno gli alberi. È certo che crea disagi, crea anche ossigeno alla gente, dicono che non possono farne a meno, che poi rifaranno tutto, che poi, io non ci credo, che poi mettono quegli alberi stitici che non servono a niente. Certo che ci sono problemi con il parcheggio e anche con la vivibilità, con i rumori, con tutto quello che... Vabbè, speriamo di averne dei vantaggi dal punto di vista dei trasporti. Una soluzione temporanea di lasciare parcheggiare qui solo i residenti della strada, e di modo che con un permesso speciale, di modo che almeno noi possiamo trovare, e soprattutto di notte, ecco, la sera, e che non ci multino. Hanno levato tutta la fila degli alberi che c'era, hanno steso delle piastre di calcestruzzo che due gocce diventano una trappola mortale. Ora, dico io, logicamente, visto che non è una via molto trafficata, fai un unico senso alternato, metti un semaforo o fai quello che vuoi, però le due corsie così, uno passa in motorino, ci sono due gocce di pioggia, rischia di andare per terra. Nessun disagio, assolutamente. Devono essere fatti dei lavori ed è giusto che vengano fatti. Ci sono meno parcheggi, la gente andrà un po' più a piedi, che fa tanto bene alla salute.